pancake alla banana. Abbiamo bisogno di 200 g di albume, poi cannella e una banana. Basta. Dobbiamo prendere la banana, schiacciarla con una forchetta, la spappoliamo completamente, la schiacciamo bene bene. Dobbiamo aggiungere gli altri due ingredienti: 100 g di albume, una spolverata di cannella. Andiamo avanti a mischiare piano piano. Questo sarà più o meno l'aspetto finale del nostro impasto. Un goccio di olio Scottex per stenderlo. Quando la padella è abbastanza calda, andiamo un pochettino a mischiare, aggiungiamo il nostro impasto a fuoco medio alto, copriamo, e questo è il risultato finale. 5 minuti, abbiamo fatto un pancake alla banana con 3 ingredienti, senza frullatore né shaker né niente. Ci serve solo una banana, cannella e albume e basta. Questo è come risulta sotto, non l'abbiamo neanche girata.